Siamo qui, siamo venuti insieme ad Andrea Pirlo e Massimo Ambrosini a trovare Rino, ci teneva tanto, ce lo dice da un po', quindi abbiamo approfittato in questo momento positivo del Milan per dargli un po' di fastidio. Secondo me è la terza volta che torno, te mi sa che era Io la prima. prima. Io ero emozionato, sono sincero, quando ho fatto rifare le strade, rivenire qua. Dopo ricordi di torno, quando apri le porte, vedi posti dove sei stato un sacco di volte, è emozionante. Quando condividi tante gioie come le abbiamo condivise noi, non può che rimanere una grande amicizia, un rapporto di stima. Siamo tutti molto contenti per quello che sta facendo Rino al Milan e per tutti quelli che insomma conosciamo in questo ambiente. Sono stati anni bellissimi, divertenti, quindi è sempre bello tornare qua a rivedere vecchi amici. Eravamo compagni di squadra, ma eravamo compagni nella vita, perché ovviamente noi frequentavamo questo splendido posto e in questo splendido posto abbiamo passato ore ed ore, giornate intere, nottate, ovviamente nei ritiri, quindi era il nostro habitat naturale. Magari fa molto più effetto vedere, che ne so, la camera qui che ho alla mia sinistra, in cui a volte stavamo ore a giocare alla PlayStation e più che il campo, ecco. Quindi questi sono i ricordi più belli che ci portiamo dentro e rimarranno sempre indelebili. È sempre, sempre bello perché ho passato 10 anni fantastici, amici che porto avanti col tempo, quindi è veramente bello ed emozionante tornare qua. Penso che l'unico che è rimasto della vecchia guardia è Ignazio e siamo ovviamente felici di aver rivisto anche lui. L'abbiamo visto in altre circostanze per la prima volta qui a Milanello. Solo per necessità mi sono adattato un paio di partite, tra l'altro con Leonardo. Invece lui lo sta facendo molto bene, si sta adattando molto bene, anche lui l'ha fatto per necessità, però dalle necessità nascono nuove opportunità, per lui è stata un'opportunità e l'ha sfruttata molto bene. Chissà che possa essere un prolungamento di carriera per lui. Marino è molto preparato, un allenatore serio, poi insomma sta bene, si è dimagrito, sta benissimo, no? Sì. Sempre lui, con la sua voglia, la sua grinta, sta facendo veramente bene. Le fondamenta si chiamano società, si chiamano staff, allenatore e quant'altro. Credo che il Milan sia sulla buona squadra perché è finito un ciclo per quanto riguarda i calciatori, ma è finito un ciclo importante anche per quanto riguarda la società. Adesso questa società si sta ricostituendo, sta crescendo giorno dopo giorno. Credo che la direzione sia quella giusta.